il lavoro che dobbiamo finire oggi è innanzitutto quello sull'esercizio della griglia di lettere, no? Ricordate ieri eravamo arrivati su questo esercizio, poi magari facciamo anche partire MySQL, eravamo arrivati su questo esercizio a costruire quello che riteniamo essere, speriamo sia giusto, un algoritmo di ricerca, un algoritmo ricorsivo di ricerca della parola nel dizionario, ma per ora ciò che non abbiamo ancora fatto è quello proprio di collegare l'algoritmo alla scacchiera. Giusto per richiamarci, noi abbiamo queste caselle di testo che all'interno del controller sono tutte raccolte in un'unica mappa, e poi invece l'algoritmo lavora su una mappa analoga ma parallela che contiene invece solamente le stringhe. Quindi alla pressione del bottone search che cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere queste caselle di testo, così come l'utente le ha scritte, travasarle dentro il modello, copiando solamente le stringhe, poi chiamare la funzione del modello che analizza il dizionario, trova le parole presenti e alla fine sul risultato di questo algoritmo ricorsivo popolare la casella di testo sottostante. Ok? Questo è ciò che deve fare il bottone search. Bottone search abbiamo già predisposto nel controller un metodo doSearch, che quindi cosa dovrà fare? Dovrà prendere tutte le caselle che abbiamo in questa mappa, che avevamo inizializzato, raccolto in fase di inizializzazione, il cui contenuto o è ABCD, quello iniziale, oppure magari l'utente ci ha scritto dentro, le ha modificate, e travasarle nel modello dall'altra parte. Dall'altra parte abbiamo nel modello questa board, che anche qui è una mappa, che ha la stessa chiave e posizione, ma il cui valore è una stringa. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è questa, quindi nel controller. Quindi nel metodo, scusate, doSearch, prima cosa, prima operazione, uno copia il contenuto delle caselle all'interno della board del modello. E quindi questo semplicemente significa andare a iterare su tutte le posizioni delle mie caselle, punto key set, tutte le caselle che avevo raccolto nella fase iniziale, per ciascuna casella la lettera scelta non sarà altro che il valore che ottengo. Allora ricordate che caselle è una mappa che mi fornisce a fronte di una certa posizione l'elemento text. Come si chiama? Text field. Al text field io devo andare a prendere il contenuto del testo, quindi era il get text che usavamo. Quindi io prendo la posizione P, nella mappa vado a fare lookup della casella di testo e, alla casella di testo chiedo dammi la stringa che contieni. Poi questa stringa, magari prima di passarla all'algoritmo, converrà ripulirla un pochino, ad esempio convertirla in maiuscolo e se caso, nel caso in cui la stringa fosse più lunga di un carattere, prendere solamente il primo carattere o cose di questo genere, no? E al momento non abbiamo nessun controllo su che cosa l'utente scrive. Però
E quindi potremmo dire che la lettera, innanzitutto, la sostituiamo con punto to uppercase, mettiamo tutto in maiuscolo, se per caso non lo fosse, e quello che possiamo dire è eventualmente di prendere solamente il primo carattere. Substring 0, 1. Se ricordo bene, substring va dal primo numero compreso al secondo escluso. The substring begins with the specified begin index, quindi comincia al carattere 0, and extend to the character at end index minus 1, quindi fino al carattere 1-1, cioè 0. Quindi per prendere il primo carattere, quindi abbiamo preso convertito la stringa in maiuscolo e preso il primo carattere. Già che l'abbiamo ripulito, io direi di andare a rimetterlo a posto, anche visualmente, anche nell'interfaccia grafica. Per cui già che ci sono, questa casella di testo la aggiorno. Ma questa è tutta molto elementare, validazione del dato e ripulitura del dato stesso. E poi finalmente c'è l'operazione vera, cioè vado a inserirla nel modello, questa informazione. Quindi il mio model, getBoard, la mappa in cui il modello memorizza le cose, metterò in questa mappa la coppia P-lettera. Prendo le mie caselle dall'interfaccia grafica, dalla casella di testo estraggo la stringa la vado a mettere nella mappa del modello che contiene questi elementi. Questa mappa nasce vuota, nel modello l'abbiamo creata ma non l'abbiamo mai inizializzata, conteneva 0 elementi, quindi la prima volta che passo di qua queste operazioni di put metteranno effettivamente dei nuovi elementi. Poi quando l'utente lavorerà, attiverà altre volte il bottone search, il put andrà a rimpiazzare l'elemento che esisteva con quello nuovo, ma ci sta bene, no? Lo sovrascrive. La prima volta li crea, le altre volte butta via quelli vecchi e li sovrascrive con dei nuovi. E qui abbiamo copiato questo. Quindi a questo punto il modello è pronto, il dizionario ce l'ha caricato perché l'avevamo caricato già ieri nel programma principale, nel metodo start avevamo fatto caricare il dizionario. La board è caricata, se non abbiamo fatto errori, a questo punto possiamo eseguire l'algoritmo di ricerca. L'algoritmo di ricerca non è altro che il metodo che avevamo scritto ieri, che si chiamava search parole, che restituisce una lista di parola, cioè le parole che lui ha trovato. Quindi le parole trovate sono model.search parola, parole. Se tutto va bene, lui gira e mi tira fuori l'elenco delle parole trovate. Già che ci siamo, prendiamo conto, teniamo traccia del tempo che ci ha messo. Sì, nuovo long, no, long, lo so la prima volta, scusate. E quindi alla fine dovrei avere time che mi dice quanto tempo ci ho messo e trovate che è la lista delle parole trovate. E alla fine il punto 3 semplicemente è quello di stampa il risultato. Stampa il risultato iterando sulla lista di parole trovate e poi alla fine mi creo una lunga stringa che poi andrò a depositare dentro alla text area che contiene il risultato. Okay? Quindi questa text area potrà, diciamo, messaggio
dunque, potrebbe essere, sulla prima riga dico trovate 10 risultati, trovate 10 parole in 20 millisecondi, qualcosa del genere, no? Quindi format, trovate % di parole in % di millisecondi. E quindi le parole, il numero di parole trovate sarà ovviamente trovate.size e il tempo che ci ha messo sarà time diviso 1 milione. Perché lui tira fuori un valore in nanosecondi, se la voglio in millisecondi divido per micromilli, 1 milione. E poi itero tutte le parole trovate e per ciascuna parola la aggiungo semplicemente a questa stringa, quindi messaggio uguale barra n uguale messaggio più la parola trovata punto get nome più un bel a capo qui, volendo fare i fighi ci vorrebbe uno string buffer anziché una stringa per evitare di creare tanti oggetti, ma alla fine non è qua che spendiamo il tempo. E alla fine questo messaggio lo vado a inserire nella area, come si chiamava? Area result, set text, messaggio. Preparo i dati, eseguo l'algoritmo, raccolgo i risultati. Ok? Allora, vediamo se di tutto questo funziona qualcosa. Esegui. Beh, questi sono i dati finti che avevamo messo nell'FXML per far vedere qualcosa. Clicchiamo su Search. Mi darà un'eccezione di sicuro? Per forza, dai. Se no, mi preoccuperei. Null pointer exception, controller.java 121. Beh, questo è facile, qualunque cosa sia. Model.getBoard. Vuoi mica dire che la board non l'abbiamo inizializzata? Board. Sì, non è mai stata inizializzata. Vabbè, possiamo creare qua, direttamente alla dichiarazione, new hashmap sì. Sì, lo so che ci serve java.util. Vabbè, mancava quello. Fossero tutti così gli errori. Allora, da capo. Search. Null pointer exception, controller.java 121, sempre qui. Map post string new controller.java, questa linea qui o è model o è getBoard che è null. Vuoi che sia model? Sì che è model, perché non abbiamo mai detto al controller chi era il modello. Questo è l'effetto di fare le cose 2 giorni consecutivi, che ti dimentichi le cose che hai detto faccio dopo. Quindi abbiamo caricato il dizionario modello, ma non abbiamo passato innanzitutto mi prendo il controller
faccio dare dal loader il controller e dico al controller che il tuo modello è questo. Inietto dentro il controller il valore del modello. Ok? Riproviamo. Search. Vabbè, qualcosa di più ha fatto. Cioè, non ha trovato niente. Ci ha messo un terzo di secondo, ma non ha trovato niente. Quindi, cerchiamo di capire perché. Non trova niente. Andando, se non altro, direi, a seguire in debug che cosa succede. Quindi mettiamoci un breakpoint qui. Cerchiamo di capire cosa succede. Search. Ok. Quindi siamo qui. Questo ciclo qua dovrebbe in teoria girare 16 volte. La prima volta mi trovo una lettera pari a C. Ricordate che è un hash map, quindi me la tira fuori in un ordine che non è quello di apparizione dall'alto sinistro al basso a destra. Poi c'è la G. Vabbè, poi le varie lettere, la Q. Quindi qua sembra che le crei abbastanza giuste. Quindi direi andiamo avanti fino a qua. Dimmi. È vero? È vero? Tu dici che siamo così fortunati che sia solo quello? Proviamoci. Era quello. Però è brutto, dai. Convertiamo in maiuscolo quel database anche, mettiamo tutto maiuscolo. Se no il giochino è brutto da vedere. Dai. Era questo. Dai, poi lo guardiamo meglio così ci sentiamo fieri dopo. Ma, quando leggo il database... Potrei farlo fare al DAO, anche se è un po' sporco. No, faccio la ricerca. Search parole. Parola P dizionario, sono queste qua che sono in minuscolo. Niente, leggiamole in maiuscole. Ho aggiunto un to uppercase quando leggo la parola da dizionario. Qui sono dentro il DAO, la parola DAO. Avrei potuto farlo anche dopo, ma... cioè dopo nel flusso logico. Ma... Quindi vediamo un po' se è giusto. Ah no, aspetta, ho fatto il run nel posto sbagliato. Mettiamoci qua in works run. Ok, search. Ok, è stato il maiuscolo più bello da vedere. Trovate 158 parole in 500 millisecondi. E qua sono le parole AB, ABC, ABEL, c'è AE, AF, AFE, e sono tutte giuste, Afelio, IO, l'abbiamo vista tutta Afelio, no? Appena
e così via. Poi ci sono tante parole strane, DGB, non so perché sia in questo dizionario, ma c'è. Poi queste qua più strane sono andato a verificare, poi nel database ci sono davvero, ecco, quindi non è colpa dell'algoritmo, ma è colpa del database. Felpi, Felpo, Felio... Non so quale sia la più lunga, sarebbe interessante, non ce lo dice il programma, ma potremmo modificarlo in modo che lo facesse. Se noi poi vogliamo modificare, che ne so, mettere un'altra A qua, mettiamo una minuscola, poi così vediamo che lui la dovrebbe convertire in maiuscola. Qui non ci lavora perché sono tutte consonanti, quindi magari ci mettiamo una O e una I, sto mettendo un po' a caso. Dovrebbe trovare più parole, infatti ne ha trovate 284. Questa volta anche questa A, AI, AL dovrebbe esserci. Qui sono riportati AL, vedete che questo AL arriva da questa A, non da quell'altra A. Le parole sono riportate in ordine alfabetico perché è l'ordine con cui analizziamo il dizionario. Però si vede chiaramente che lui, quando parte con le parole che iniziano con la A, cerca sia quelle che iniziano da qui, sia quelle che iniziano da sotto. Come vediamo, AL inizia da sotto, così come ALE, ma AI anche inizia da sotto, AFELIO invece inizia per forza da sopra, perché è adiacente, A e F sono adiacenti da qua, quindi le trova. E così via. È relativamente rapido, perché tutto sommato lui ha trovato 284 parole. Ci ha messo poco tempo, ma lui ne ha provate, no, trovate 284, ma provate 600.000. Cosa succede? Che per la maggior parte di queste 600.000 potremmo andare a mettere qualche contatore dentro la procedura ricorsiva per capire quando si ferma, no? A che livello di profondità si ferma, ma per moltissime probabilmente si fermerà già perché manca la prima lettera, che sono tutte le parole che iniziano, qui non c'è la S, quindi tutta la parte di dizionario che inizia con la S non c'è neppure. Poter risparmiare più tempo facendolo prima, questo controllo, nel senso che però è abbastanza veloce comunque già così, si scandisce il set e va a vedere se c'è. Quindi di fatto entra nella ricorsione solamente poche volte, e quelle poche volte che entra effettivamente non fa molto branching, no? In questo caso non ne fa quasi, anzi direi di no. Per fare un po' di branching dovrei mettere magari una A qui. Allora vedi che la 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 può prendere sia da sopra che da sotto, l'AI lo può prendere da qua, sia da qua che da qua, ammesso che ci sia. Allora magari ci mette un pochino più di tempo. Sì, ha trovato altre parole in più, ovviamente, ci ha messo un pochino di tempo in più. Non si vede, non si percepisce, ma un pochino più di ricorsione lo fa. E questo è il nostro risultato, il nostro punto d'arrivo. Ryokai. Che va. Manca ancora, se vogliamo, per completare il tastino random, ma questo abbastanza banale, nel senso che per ciascuna delle posizioni basta creare una lettera alfabetica casuale tra l'A e la Z. Cioè, era solo per dare un pochino di, diciamo, giocabilità alla cosa. Avevamo già il random fill, ma veramente ci mettiamo due righe, for pos p, due punti, caselle, punto pset, lettera. Dunque, cosa possiamo fare? Possiamo prendere un carattere, prendere il carattere A, che tra apice e codice hash della lettera A, e poi gli sommiamo un numero casuale tra 0 e 26. Questo mi dà un carattere e dobbiamo convertirlo in stringa, se non sbaglio c'è un char value. Com'è già che si converte un carattere in stringa, maledizione. Non è string, è un char value.
punto string value. Me lo dimentico ogni volta. Scusate, vado a sbirciare. Soluzione che mi ero fatto per conto mio prima. Questa è la tipica cosa che, se fosse all'esame, uno dice char to string in Java, e magari per quello che ce ne sono 12.000 di risposte. Character, ecco la classe character.toString. Punto e virgola qua. Ah, perché c'è un double, devo ovviamente metterlo come int. E il tutto deve essere un char, queste palle qua. Ok, allora prendo il codice hash dell'A, gli sommo un numero casuale tra 0 e 26, 26 escluso. Questo math.random è un numero reale, quindi devo troncarlo a un numero intero e poi il risultato che è un numero intero devo farlo diventare un carattere in modo che la toString me lo converta in stringa. È un po' un giro, l'unica difficoltà su tutte queste conversioni. E poi modifico la casella di testo, quindi farò caselle. Punto get dp punto set text di lettera. Quindi vediamo se non abbiamo fatto troppe castronerie. Random, ecco, ogni volta che faccio random cambia. Ho visto comparire una z prima, c'è una b, c'è anche una a, quindi vuol dire, sto solo provando a girare un po' a caso per essere sicuro che le lettere ci siano tutte. Guarda questa tabella con quante vocali, sono solo 131 parole perché sono troppe a. Queste ce ne sono 79 parole. Ovviamente questi random, è un random un po' troppo brutale questo, perché effettivamente sono le tante consonanti messe vicine, in italiano rende poco, ok? Per avere diciamo così, delle mappe un pochino più giocabili, uno dovrebbe giocare sulle probabilità delle lettere, quindi estrarre casualmente, ma con delle probabilità che non siano uguali per tutte e 26 le lettere, ma siano più alte per le vocali, quasi, praticamente nulle per le lettere straniere, no, in modo da poter generare delle lettere con una frequenza che sia grosso modo quella con cui le lettere compaiono nel testo italiano, in un dizionario italiano. Potremmo anche farlo, il dizionario ce l'abbiamo, possiamo calcolare la frequenza, quante A ci sono in totale, quante B ci sono in totale su tutto il dizionario, ci facciamo un istogrammino e usiamo quello per calcolare dei numeri casuali distribuiti meglio. E allora dovrebbero venire fuori delle mappe anche più interessanti da giocare. Qui non possiamo giocare, possiamo solo assistere alla macchina che gioca, ma possiamo sempre farlo con le manine, a mente. Ok, questo chiude, completa tutto l'esercizio. Domande, dubbi? Ok, allora vi lascio poi giocare per conto vostro. La cosa che vorrei ancora fare invece, tanto per sfruttare quest'ultima mezz'ora, è diciamo darci anche uno strumento un pochino comodo in più, è spendere proprio 20 minuti, quelli che abbiamo, 25, per parlare di un argomento che non è chiave, quindi diciamo così, non aspettatevi che ci sia all'esame, ma può tornare comodo, che è quello dei grafici e
in JavaFX. No? Avevamo visto all'inizio che JavaFX, oltre a fare interfacce, di fatto noi abbiamo fatto bottoni, caselle di testo e poco altro, si potevano anche fare molto facilmente dei grafici anche carini da vedere. Ad esempio, nel programmino che abbiamo appena fatto, sarebbe stato carino mostrare un istogramma con le lunghezze delle parole che erano state trovate, no? Sotto forma grafica, se non è complesso da fare. Allora, non è complesso da fare. In JavaFX i grafici sono dei nodi, quindi ricordiamoci, dentro la scena c'è un albero di nodi, un tipo di nodo, quindi un figlio di nodo, sono i grafici, i chart. Okay? Tutti i grafici discendono da una classe di tipo nodo, che è chart, e ci sono due grosse famiglie di grafici, quindi sottoclassi di chart, che sono xy-chart e pie-chart. xy-chart è un nome un po' strano per dire tutti i grafici che hanno degli assi, non necessariamente cartesiani, perché non è detto che siano etichettati in modo proporzionale, ortogonale, ma hanno degli assi xy. I diagrammi a torta invece non hanno degli assi e quindi sono a parte, sono un tipo di grafico particolare. Ma tutti i diagrammi, diciamo, di tipo vagamente cartesiano sono tutti sottoclasse di xy-chart. Quindi in realtà si può passare da uno all'altro molto facilmente perché le proprietà che hanno sono in buona parte le stesse, tranne, vabbè, qualche dettaglio, qualche proprietà specifica di ciascuno. E come è organizzato un grafico? Essenzialmente parliamo di grafici XY, che sono quelli più utili. I diagrammi a torte piacciono poco e sono meno usati. Però non è che siano molto più difficili. In realtà sono più semplici, perché hanno è come se avessero un asse solo, che è il settore circolare. Allora, di quali ingredienti è fatto un grafico? È fatto di due assi, un asse X e un asse Y, e in tutta la documentazione, nelle classi, vengono indicati con dei generics delle variabili x e y che stanno a indicare il tipo di valore, tipo di oggetto, di cui è costituito l'asse x, i valori dell'asse x, e il tipo di oggetto di cui sono costituiti i valori dell'asse y. È un generico per modo di dire, perché non ci potete mettere dentro qualsiasi tipo di oggetto, perché poi la libreria JavaFX deve sapere con quell'oggetto come fare a ordinarlo, come fare a trovare il minimo e il massimo, come fare a visualizzarlo, a stamparlo. Per cui di fatto o sono numeri o sono stringhe. Allora, nei grafici l'asse X e l'asse Y sono di due tipi diversi, possono essere assi di tipo category, cioè dove le etichette sugli assi sono delle categorie, sono delle stringhe, cioè immaginate sull'asse X sia scritto gennaio, febbraio, marzo, aprile, Torino, Milano, Roma, Venezia. Un istogramma, no? Questo è un asse di tipo categoria, non sono dei numeri. Mentre invece un value axis è un asse in cui ci siano dei valori numerici espressi. E quindi tipicamente l'asse delle y è di tipo value, perché ho dei valori che voglio plottare. L'asse delle x può essere o di tipo value, per i cosiddetti diagrammi scatter, dove metto i punti nelle coordinate x, y, oppure tipo category per l'istogramma. Un istogramma non tiene conto del valore degli elementi di una scissa. Ogni elemento di una scissa è una colonnina diversa. Non va a vedere il valore numerico, non ha senso, no? Perché sono semplicemente è un ordinale, la prima colonna, la seconda, la terza. Poi la colonna ha un nome, non ha un valore di una scissa. Mentre invece ha un valore in ordinata. Quindi dobbiamo prima di tutto chiederci chi sono gli assi, quale asse contiene le categorie e quale contiene i valori. L'istogramma verticale ha l'asse delle categorie in orizzontale e l'asse dei valori in verticale. Un istogramma in cui ci sono le barre orizzontali, che si può fare, ha invece gli assi invertiti. L'asse della categoria è quello verticale e l'altro quello orizzontale. Poi, e questi sono gli assi. Dopodiché un diagramma contiene dei dati. Immaginatelo un grafico fatto in Excel. Voi potete disegnare sullo stesso grafico, ma si vede anche in queste figure,
più serie di dati. In un diagramma linea, che è più semplice, ciascuna serie di dati è di fatto una spezzata. Poi c'è un'altra serie di dati che è quella azzurra, un'altra serie di dati che è quella verde. In un istogramma ciascuna serie di dati è una colonnina affiancata. In un diagramma ad area ciascuna serie di dati è, vabbè, una campitura di una, di un'area, e così via. Quindi il grafico contiene delle serie di dati, ciascuna serie di dati contiene dei campioni, degli elementi, dei dati stessi. Quindi quando dobbiamo andare a riempire un chart, cioè metterci valori dentro, dobbiamo prima di tutto creare le serie di dati, che sono oggetti di tipo xchart, xychart.serie, series, series, generico con xy, cioè il tipo di dato che hanno in ascissa e quello che hanno in ordinato, che devono essere ovviamente gli stessi degli assi, in modo che lui sappia poi posizionarlo sugli assi. E quindi un grafico, un chart, ha una proprietà che si chiama punto data, che trae in inganno il nome della proprietà, perché la proprietà data.data del grafico non contiene i dati, ma contiene le serie. Potremmo chiamarla punto .series, invece l'ha chiamata punto .data. Mannaggia loro, per cui ci si sbaglia sempre. Allora io dentro la proprietà data ho un elenco di serie che posso aggiungere una o più. Dopodiché dentro ciascuna serie, quindi ciascuna serie è un oggetto di tipo xychart.series, può contenere degli oggetti, è una lista di fatto, una serie, è una lista che può contenere elementi di tipo xychart.data, sarebbero i data point, i singoli punti, che vengono aggiunti a una delle serie, a seconda del caso. Come faccio ad aggiungere un dato a una serie? Beh, lo aggiungo alla proprietà data della serie. Quindi, il chart ha una proprietà che si chiama data, che è una lista di serie. Ciascuna serie ha una proprietà che si chiama data, che è una lista di data point. Ci si confonde sempre, non preoccupatevi. Beh, oltre a queste che sono gli elementi chiave, cioè la semantica del grafico, i valori che ci sono, poi ovviamente il grafico ha tanti orpelli, c'è il titolo, c'è la leggenda, c'è la possibilità di fare l'animazione, ci sono i colori, le campiture, le griglie, la faccio visibile, la faccio non visibile, le ombreggiature, eccetera, eccetera. Queste ovviamente sono tutte property che si possono settare a livello di grafico, a livello di asse, a livello di serie, eccetera, eccetera. No? Ma vabbè, quelle con pazienza, se uno vuole andare a abbellirselo, se va a guardare. Allora, io quello che proverei a fare, magari è... così, senza rete, a prendere questo esercizio che abbiamo appena finito e aggiungergli in calce una, fatemi fare un commit, salvo sul version control, così ho questa versione qua. Così si faccia anche casino. Quando andate a lavorare pretendete che i vostri file siano sotto version control, non sul vostro computer, che poi si rompe l'hard disk, cancelli per sbaglio, eccetera, eccetera. Allora, ripartiamo dallo scene builder che non ci abbiamo aperto. E proviamo a dire, vabbè, al di sotto della casella di testo proviamo a metterci un grafico che illustri magari appunto quanti sono, qualche statistica sulle parole che ho trovato. Dove lo posso mettere sta roba? Beh, sotto questo richiede un pelino di lavoro, perché noi abbiamo messo la text area nel bottom, direi. No, sì, nel bottom. Quindi in realtà il bottom dovrei includerlo dentro una VBox. Dov'è? Non so che. Qui non è. Allora,
fatemela spostare per un attimo là a destra, anche se non è al suo posto, metto la VBox qua, e poi dentro la VBox adesso rimetto la text area, seguita da un grafico. Cosa facciamo? Un istogramma? Bar chart. Allora, qui ci sono problemi poi di dimensioni, ovviamente. Questa VBox layout. Ok. Quindi viene fuori una cosa così. A questo si aggiunge quindi viene fuori una cosa così, no? La nostra interfaccia col grafico sotto, qui la casella di testo e qui sotto il grafico che farà vedere, magari lo facciamo un pochino più basso, si è preso un po' troppa massima altezza. Diciamo che questo caso me l'ha fatta 400, facciamo che sia 250. E quindi viene fuori una cosa così, un pochino più umana. Questo è l'aspetto che avrà. Questo qui gli devo dare un nome, ovviamente, che sarà The Histogram. A questo punto basta salvare l'fxml, visto che abbiamo fatto tutti i riferimenti per nome, anche se abbiamo abbastanza stravolto la struttura perché abbiamo aggiunto un vbox, eccetera, tutto dovrebbe abbastanza funzionare. Bisogna solo ricordarsi di aggiungere questo campo histogram. Andiamo a prendere la dichiarazione, che di solito le mette in ordine alfabetico, infatti è qua. Ctrl C, andiamo al nostro controller e lo aggiungiamo qua. E vedete che lui mi crea un errore di sintassi volutamente perché mi mette questi punti interrogativi, perché mi ricorda di dover specificare quali sono i tipi di dato dell'asse x e dell'asse y. Nel nostro caso l'asse x, se vogliamo fare un istogramma in cui sull'x ci sia quante parole hanno due lettere, quante parole hanno tre lettere, quante parole hanno quattro lettere e così via, sulla x c'è comunque un numero e sull'asse y c'è comunque un numero, no? Quindi potremmo usare number, virgola number. Number è la superclasse di tutti i double, integer, eccetera, eccetera. Non stiamo qua a essere troppo specifici perché tanto poi ci pensano. In realtà l'asse x saranno interi, l'asse y saranno double, ma il chart tutto sommato non ha bisogno di questa specificità in più. Ok, a questo punto noi dovremo semplicemente per modo di dire, quando l'algoritmo ha finito di lavorare, aggiornare il grafico. Quindi io direi che possiamo metterlo in un metodo separato, così non incasiniamo troppo il codice. E chiamiamo un metodo che si chiama... No, scusate, non qua. Sotto. Disegnare un istogramma significa andare a
chiamare un metodo update histogram a cui passo il risultato che era trovate. Poi lui si farà i conti che deve fare. E quindi il nostro lavoro è questo metodo update histogram deve popolare quella chart con i dati. Questo metodo non c'è, gli dico di crearlo. E cosa devo fare? Devo, ho l'oggetto chart già fatto, e devo vabbè, lo faccio dopo. Sto pensando che incrementalmente, cosa succede quando lo faccio la seconda volta? Devo aggiungere una serie di dati e a questa serie di dati devo aggiungere dei valori. La serie di dati in realtà potrebbe essere sempre la stessa. Quindi potrei definirla una volta sola e aggiungerla in fase di inizializzazione. Mentre i valori ogni volta li devo mettere dentro. Adesso quindi, io direi, la serie di dati la definiamo una volta sola, la definisco dentro xychart.series, si chiamava, abbiamo detto, di number number. E questa è la serie dati dell'istogramma. Questa serie dati la devo creare e aggiungere, agganciare al grafico in fase di inizializzazione, quindi nel metodo init del mio controller, quindi vado a prendere l'istogramma, punto, abbiamo detto la serie dati è una, le serie associate a un grafico sono una lista facente parte della property che si chiama data. Quindi getData punto add della serie dei dati. Vedete che il metodo add ha come parametro series number number. Cioè getData è una list. Questa list, a questa list posso aggiungere degli oggetti che a loro volta sono serie, series. Sono initialize, questo viene fatto una volta sola, quindi questa serie viene aggiunta una volta sola. Da questo punto in avanti l'oggetto serie dati è perennemente agganciato al grafico. Il resto del lavoro può lavorare semplicemente con l'oggetto serie dati, non deve più fare riferimento all'oggetto histogram che è il nodo grafico. Perché l'istogramma si aggiorna automaticamente ogni qualvolta modifico questa serie dati. Quindi nel mio metodo di aggiornamento, adesso salvo questo, nel mio metodo update histogram, in realtà devo semplicemente modificare solo la serie dati, aggiungendo dei valori. Adesso dovrei calcolare l'istogramma. Per fare in fretta provo a fare un istogramma con tante colonne, quante sono le parole e l'altezza e la lunghezza della singola parola, messe così in ordine alfabetico. Poi in realtà dobbiamo fare i conti, ma giusto per vedere qualcosa, ok? Quindi la prima versione non è quella giusta, ma cominciamo a vedere dei dati. Prendo tutte le parole, for parola, due punti, trovate. E devo aggiungere alla mia serie, aggiungo cosa? Il metodo add della serie dati riceve un parametro, sì, non è add, scusate, serie dati ha una proprietà che si chiama getData, che è una lista di oggetti di tipo data. Quindi serie dati è la serie dati ha tante cose, ha un nome, ha un colore, ha una forma, ha un marker, tante proprietà. Una di queste proprietà sono i dati. Beh, questa serie, oltre che essere fatta così, contiene questi dati.
è un getData, la proprietà data contiene i valori. I valori cosa sono? Sono tanti oggetti di tipo data. Quindi io devo aggiungere qua un add di un nuovo oggetto di tipo data, xychart.data, che viene costruito passandogli due valori. Il costruttore di data è un number number. Data, ovviamente, number number. E questo qui, a questo signore, passano due valori, che sono la x e la y. La x potrebbe essere un valore progressivo, tanto per far vedere dei numeri, e la y potrebbe essere la lunghezza della stringa. Quindi sto prendendo le parole una per una, dico la parola 1 è lunga 2 caratteri, la parola 2 è lunga 3 caratteri. Quindi è parola.getNome.size.length, scusate. Molto grezzo, ma cosa fa? Prende i valori che voglio plottare, la posizione lungo l'asse x e il valore, l'altezza dell'istogramma. Posizione lungo l'asse x ho un indice che mi incremento da solo e l'altezza e la lunghezza della stringa. Con questo crea un oggetto di tipo data, parametrizzato ovviamente con i tipi di dato, che sono sempre, per questo chart abbiamo deciso che siano number number, quindi sono sempre loro. Questo oggetto data lo aggiungo alla lista di tutti i dati di quella serie. La lista di tutti i dati di quella serie è dentro la property data, quindi devo fare un get data per trovare quella proprietà di tipo lista. Se funziona, lo disegna. Cosa mi dice? Histogram.getData.add. Serie dati, è histogram che è null, secondo voi? Ah sì che è null, perché non abbiamo aggiornato l'fxml, scommettiamo. F5, aggiorna, eccolo lì. Ok, c'è un errore ma un altro null pointer exception. E là, dove sei? Qua. Lanciare.java, c'è un po' di codice mio? Sì, qua. Punto add serie dati, attacchi la serie dati e continuo a fare lo stesso errore oggi. L'ho dichiarata ma non l'ho creata. Quindi ha ragione lui a dire ma scusami. Proviamo? Ok. Qui c'è un null class cast exception integer cannot be cast to string. Qui c'è il problema che è il number. Questo è un problema dell'fxml. Scusate, il problema è che quando create l'fxml di un bar chart, lui gli mette l'ha messo.
l'x-axis, l'asse x l'ha definito category axis. Ma questo è lo sim builder grafico, no? Ho detto, beh, un istogramma come default, l'asse x sarà un'asse di tipo categoria e non di tipo valore, che è pensato per ospitare delle stringhe. Noi invece dentro il codice abbiamo dichiarato tipo number, e dice no, non è possibile che un number vada a finire in un'asse di tipo category, deve andare a finire in un'asse di tipo value, e viceversa. Quindi dovrebbe funzionare definendolo come number axis. Se non fa altre cose dopo. Qui. Allora, senti, facciamo una cosa. L'ho detto che lavoravo senza rete, quindi ma cerchiamo di chiudere in un minuto. Mettiamo l'asse x come stringa solo per rapidità. Si può fare anche col value, però come sempre le cose fatte in fretta non vengono mai. Allora, così. E i string, integer.toString di Perché non me le fa vedere? Perché sono troppo strette. Non si fanno di meno. Cioè, ci sono, e vedete che ha messo anche l'asse x fino a 7, perché probabilmente la parola più lunga era 7 caratteri. Però per qualche motivo, probabilmente di larghezza o di colore, non le fa vedere. Vabbè, questo non voglio rubarvi altro tempo per debuggare questa cosa qua. No? Era per far vedere, tutto sommato, la semplicità di un grafico. Una volta domato l'aspetto dell'asse x, l'asse y e i tipi di dato, significa semplicemente andare ad aggiungere degli elementi dentro una lista. In realtà quello che dovrei fare qua in addai di histogram prima di tutto è svuotarla questa lista, perché sennò ogni volta la aggiunge. Quindi proviamo l'ultimo tentativo, non cambia nulla, nel senso che non è questo che lo fa funzionare. Ok, se rifacessi search lo ridisegna, cambiano i valori. Se io cambio le cose, peccato che non si vedono le colonne, non so se per problemi di colore o altro, o di dimensioni. Ma questo lo risolvo, poi quando ve lo metto online ve lo metto che funzioni. Quindi se volete visualizzare qualcosa, tutto sommato, no. La parte di caricamento dei dati è abbastanza semplice e può essere modificato al volo. Vedete che il grafico si aggiorna da solo. Va bene, vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo martedì prossimo, non lunedì.